Per le leggende, io sono Ale e oggi vi do il benvenuto su Fortnite. Come sapete, è stato annunciato e in parte rilasciato per iOS Fortnite Mobile. L'Epic Games ha annunciato questo progetto davvero enorme, questa enorme hype che c'è intorno a questo progetto, che ha fatto anche discutere, ma che personalmente adoro da morire. Fortnite sarà un gioco molto particolare nel suo genere. Lo scopo è quello di far divulgare Fortnite su tutte le piattaforme da gaming. Per uno dei primi giochi, se non il primo, giocabile contemporaneamente in crossplay sia da mobile, sia su console, sia su PC. Un progetto molto ambizioso, ma molto, molto interessante. Ora, alla luce del rilascio non definitivo del gioco, vediamo 7 differenze che caratterizzano la versione PC dalla versione mobile. Alcune di queste sono attualmente presenti e potrebbero essere livellate poi in futuri update, perché ovviamente siamo nelle prime versioni del Fortnite mobile, quindi sicuramente ci saranno grossi miglioramenti. Le differenze sono davvero poche e davvero minimal, cioè ovvie, ma esaminiamole insieme, perché magari i player dicono: ma si può fare lo stesso gioco anche su mobile, per magari gli android come me che non possono provarlo direttamente. Ora vediamo 7 differenze tra avere Fortnite per PC e Fortnite per telefono. Numero 1, ovviamente la modalità salva il mondo nella versione mobile non è presente. Attualmente non è presente neanche per i giocatori tra virgolette normali di Fortnite, però va bene così, non sarà mai presente nella modalità mobile. È una cosa abbastanza ovvia, perché non sarebbe in grado di reggere una modalità così pesante. Numero 2, il telefono, questa è una delle principali differenze, ha un problema rispetto al PC: il suono. Magari con il telefono giochi quando sei fuori casa, quando magari non puoi avere delle cuffie disponibili, o quando magari sei in un posto rumoroso, oppure in un posto al contrario silenzioso e non puoi fare troppo rumore. Quindi attorno al personaggio c'è un cerchio che ti segnala tutti i suoni e tutti i rumori e da dove provengono, quindi rumori di passi, rumori di spari e rumore delle ceste. Il suono è un elemento troppo importante per Fortnite per essere trascurato nella versione mobile. Assolutamente mossa davvero molto astuta di Fortnite, e quindi praticamente hanno le stesse capacità da un punto di vista sonoro gli utenti del telefono rispetto magari a un utente con le cuffie surround, che permettono di distinguere la posizione dei suoni. Numero 3, ovviamente cambia anche la posizione e lo stile delle icone. La vita e lo scudo sono in alto a sinistra, i materiali in alto a destra. Ovviamente ci sono qua le interfacce di costruzione, eccetera. Ovviamente Fortnite ha agito un'attenta opera di riduzione della pesantezza del gioco al fine di garantire una giusta leggerezza al gioco, ossia il gioco deve essere fluido su mobile. Quindi per il momento alcune animazioni e appunto le esplosioni sono leggermente diverse dalla versione PC, leggermente più semplificate. Questo è emerso subito a partire dal trailer. Devo dire che mi piacciono questo nuovo stile di esplosioni più semplificato. Ovviamente era dovuto, era ovvio, a causa ovviamente del telefono, che non ha le stesse prestazioni di un computer o di una console. Numero 5, altra differenza. Nel menu da PC, e credo anche nelle console, io gioco da PC, lo stile del menu è rassegnato, le varie negozio, eccetera, negozio, offerte, profilo, personalizzazione, è caratterizzato da delle scritte, mentre nel telefono ci sono delle iconcine, a causa appunto dello schermo che è leggermente diverso rispetto a PS4 e PC,
Ora non posso mostrarvelo perché, ripeto, io ho Android e non ho iOS, quindi non ho possibilità di provare questa versione mobile, nonostante io sia davvero molto molto interessato a questa novità inserita da Fortnite. Numero 6, la numero 7, le ultime due differenze di questo mini salotto Royale, sì, salotto Royale, salotto Fortnite, scusate, sì, mi state chiedendo alcuni salotto Royale, forse li rifarò, vediamo se ci sarà supporto da parte vostra. Detto questo, numero 6, 6 e 7, stavo dicendo, mi interrompo continuamente, le numero 6 e le numero 7 sono cose che Fortnite ha detto, non ci sono attualmente nel game, ma ciò non toglie che possano essere aggiunte in un futuro prossimo. Ha detto, al momento non sono disponibili queste funzioni, ma secondo me Fortnite le aggiungerà, appunto. Numero 6, la chat vocale. Attualmente non è presente in game per non appesantire troppo. Stanno ancora testando i server, è una cosa totalmente normale. Io sono fiducioso, ripeto, in questo progetto. E sarebbe bello, tipo, avete presente quando magari giochi a Fortnite con un amico e lo chiami dal telefono? Siccome giochi dal telefono e non puoi chiamarlo dal telefono, allora vi chiamate su Skype o su Discord. Comunque non è un problema troppo grave, anzi, tutt'altro. C'è Discord, c'è il computer, nessun tipo di problema. Numero 7. Attualmente i controller Bluetooth per il telefono non sono supportati. Davvero sarebbe una marcia in più incredibile a questo gioco la possibilità di giocare con un controller Bluetooth a coloro che magari non hanno console o non hanno un PC abbastanza prestante che riesca a giocare a Fortnite. Sarebbe davvero un grosso passo avanti e spero che lo implementeranno magari nei prossimi mesi, perché ovviamente non è una cosa troppo facile implementare un controller Bluetooth per telefono, anche perché non è una cosa molto comune all'interno dei giochi, siccome i giochi ovviamente mobile si tappano, soprattutto Fortnite è un gioco più tecnico, appunto, quindi sarebbe utile come feature almeno aggiuntiva, un valore aggiunto che si dà al gioco. Detto questo, ragazzi, cosa ne pensate di Fortnite mobile? Fatemelo sapere con un commento con l'hashtag salotto Fortnite. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video, che sarà prestissimo, speriamo, sono stato un po' impegnato con lo studio, mi scuso per questo. Ci vediamo come al solitissimo alla prossima, io vi mando un salutone leggendario.